Bentornati a Sagrezzo TV, buonasera a Beppe Marconi. Ciao Fabio. Allora, siamo di nuovo in Piazza Sant'Agostino perché l'occhio da lince di questo uomo straordinario, che sei te, c'hai quell'occhio fine da commercialista assetato, ha notato... Non vedo mai niente, no, insomma... L'importante è che veda lei, però... Quindi la tua non risposta ci lascia perplessi. Va bene. Dai. Comunque, hai notato tu questo semaforo verde che effettivamente c'è sempre stato, però non abbiamo mai notato che dovrebbe avere un senso questo semaforo, perché qui inizia l'area pedonale. Esatto. Perché quindi... c'è poi il birillo che dovrebbe essere su. E dove... Ah, il birillo. Sì. Che poi dovrebbe essere azionato o dalla PM o dei mezzi di emergenza per poter entrare nella piazza, visto che la piazza è, se non sbaglio, pedonale. Sì, c'è scritto lì, guarda. Vedi, area pedonale, vedi? C'è scritto area pedonale. Ma vieni qua, è scritto anche sotto il semaforo. Anche qua, sotto il semaforo. Quindi dalle 8 alle 10, no, scusami, eccetto veicoli autorizzati dalle 8 alle 10, dalle 14 alle 16. Esatto. Che non è l'orario in cui ci siamo qui adesso, perché sono le 17 passate. Esatto. Quindi ora è area pedonale. Pedonale. E perché è verde? Però di là è diventato... No, è sempre verde. È sempre verde. È sempre verde. Ma se uno ci passa, che becca la telecamera però, da qualche non parte. C'è telecamera. Non c'è telecamera. Non ci sono telecamere. Quindi c'è bei cartelli, area pedonale. Però di fatto, quando uno arriva qui, vede il verde e sicuramente mi è entrato in inganno, perché dice c'è il verde quindi posso entrare, e quindi la maggior parte della gente entra dentro perché si sentono autorizzati a farlo nonostante ci siano tutte queste aree pedonali. Io penso che anche qui l'amministrazione deve intervenire, perché mi sembra veramente illogico che ci possa essere questa situazione. Mi sembra essere davanti al Duomo con l'area pedonale e poi le macchine tutte parcheggiate, e così qui l'area pedonale, però di fatto tutti entrano perché si sentono autorizzati da questo semaforo che è verde e dal birillo che è giù, quindi dicono se è giù vuol dire che posso entrare nonostante i cartelli di area pedonale. Non basterebbe scriverci area pedonale, basta, senza semaforo. Che serve questo semaforo? A niente. Così risparmiano la corrente, la gestione di questo semaforo, e tengono il birillo centrale su, e in caso di bisogno tanto i mezzi autorizzati, quindi polizia municipale, vigili del fuoco, ambulanze, hanno sicuramente il dispositivo per abbassarlo. Anche per entrare, se lì in entrata probabilmente c'è il cartello, c'è ripetuto forse, o no, pensi di no? Lassù in cima? Andiamo a vedere. Hai ragione te, ma andiamo a vedere. Vediamo se... perché vedo che tutti girano, probabilmente perché devono andare da un'altra parte, no? No, perché devi andare di là. Quindi forse c'è un cartello con scritto qualcosa. Devi andare di là. Vediamo cosa c'è scritto qui in entrata per andare verso Sant'Agostino. Vediamo. Divieto di... No, di niente. Niente. Parcheggio carico e scarico, sì, dai. Parcheggio carico e scarico. E questo? C'è direzione obbligatoria però. Direzione obbligatoria. Qui c'è direzione obbligatoria. Quindi vedi che chi viene da qua, semaforo o non semaforo, deve girare a destra. Esatto. Oddio, un po' piccolo, ma insomma. Vabbè, piccolo, grande c'è. Quindi a maggior ragione quel semaforo è inutile. È inutile. Infatti, quando arrivi qui ti serve soltanto per andare in Piazza Crocifra o in Piazza Santa Croce. Anche perché venendo da giù invece non lo vedi neanche, perché è dall'altra parte. Ma poi da giù non ci vieni, perché giù i birilli sono alzati, non c'è possibilità. Esatto. Salvo che tu vada verso il Corso Italia, poi attraversi... Quindi il succo di questo SS è che questo semaforo è inutile. Inutile. Quindi risparmiamo l'energia. E la manutenzione. Bene, abbiamo visto dunque che l'area pedonale, lo ricordiamo. Oh, guarda un po', più di così. 1, 2, 3, 4. Eppure però siamo stati testimoni che diverse macchine sono passate. Esatto. E quindi, nonostante i quattro cartelli e il semaforo verde, come dici te, un po' tra in inganno. Esatto, perché in effetti ti dà l'idea che tu possa entrare, perché ti dà il verde, quindi ti dà l'idea che tu possa entrare. Bene. Se no ti succede come a Napoli, che sinceramente non mi districavo, sono entrato in un'area pedonale, gli ho detto dovrei andare a un parcheggio, e questo signore mi ha detto, dice guardi è qui dalla parte opposta, devi fare andare avanti, fare il giro. Dico sì, io devo andare avanti, ma andare pedonale.
Beh, mi disse, ma ci vuole un po' di coraggio. E così qui. Anche qui ce l'hanno abbastanza, il coraggio di passare lo stesso. Ci vediamo domani. Ciao.